Buongiorno, ci troviamo nella sezione compositi del laboratorio C1 del Politecnico di Milano e siamo qui per passare alla produzione del pezzo definitivo tramite la tecnica della filament winding. La scorsa volta avete visto l'avvolgimento del pezzo di prova a secco effettuato per testare il programma da noi scritto. Quest'oggi si passerà al pezzo finale, quindi utilizzando la resina. Questa resina di oggi non è una resina specifica per filament winding, quindi un po' più viscosa del normale e lascerà dei residui molto abbondanti, che però verranno eliminati tramite la tecnica del sacco a vuoto. In questo momento, una volta preparata la resina, passiamo all'installazione, al versamento della resina all'interno della macchina, all'installazione del mandrino con la preparazione del roving e in seguito allo start della macchina che una volta iniziata la lavorazione impiegherà all'incirca 45 minuti, 40 minuti per il completamento. Una volta finita la lavorazione, durata all'incirca 45 minuti, si passa alla preparazione del mandrino per l'installazione del sacco a vuoto. Il mandrino viene avvolto in un primo strato, il B-ply, un secondo strato che è un foglio di plastica forata che permette alla resina di passare ed essere assorbita dal terzo strato, il breather, che ha la funzione appunto di assorbire il più possibile tutta la resina in eccesso per avere un pezzo il più compatto possibile. Applicati questi tre strati, infiliamo il nostro mandrino all'interno del sacco a vuoto, chiuso con plastilina, e viene attaccato alla pompa a vuoto per circa 3-4 ore, finché la resina non inizia a cristallizzare, a polimerizzare. Quando questo processo è avviato e alcuni strati iniziano a consolidarsi, possiamo estrarre il mandrino dal sacco a vuoto e aspettare le 24 ore necessarie per l'asciugatura completa. Stiamo procedendo alla laminazione dell'ogiva del nostro razzo e per laminare l'ogiva dobbiamo seguire solo pochi passaggi. Il primo è quello di ritagliare del tessuto in fibra di vetro che serve appunto per la sua laminazione, cioè sono gli strati portati del nostro razzo. Conseguentemente dobbiamo preparare la resina, cioè dobbiamo mettere 100 parti di resina, 50 parti di termoendurente, al che possiamo passare tramite un pennello questa resina nello stampo e iniziare a appoggiare le fibre con attenzione a dettagli, cioè a un piccolo sballamento e con le spighe così. Abbiamo appena terminato la laminazione dell'ogiva e ora l'unica cosa che ci è rimasta da fare è di applicare il B-ply sull'ogiva in modo da estrapolare la resina in eccesso e di metterla in un sacco a vuoto come abbiamo fatto precedentemente per il fincan. Ora, aspettate diciamo un giorno o due giorni per l'indurimento della nostra ogiva, dobbiamo fare l'altro pezzo, cioè l'altra metà della nostra ogiva e poi unirla con della resina e tutto è finito.